Ciao, io sono Morena e vi do il benvenuto sul mio canale. Oggi parliamo sempre di libri, ultimamente ho voglia di parlare di libri anche perché non ho veramente il tempo per scrivere altri video e quelli sui libri sono più facilmente, cioè non serve che me li prepari, anche perché parlo a caso, ma comunque oggi parleremo di 5 libri che mi hanno fatto piangere. Allora, in realtà non sono una persona che piange così facilmente con i libri, devono proprio toccarmi nell'animo e questi qui che ho selezionato sono quelli che mi hanno toccato nell'animo. Alcuni sono libri che vi ho già citato, altri non mi pare di averne mai parlato sul canale e quindi cominciamo subito. Il primo libro di cui volevo parlarvi è La parte dell'altro di Erik Emanuel Schmidt, questo è edito E.O. al prezzo di 11 euro e ho una fotografia con i fiori dentro questo libro e il traduttore è Alberto Bracci Testa Secca. Questo libro qui io l'ho letto perché ce l'aveva dato da leggere la mia professoressa di italiano in quinta superiore. E allora, io solitamente ho sempre odiato i libri che ci davano da leggere perché sono una persona che tipo io leggo quello che vogliono, quello che dici tu, fuck the system, queste cose qua. Invece questo qua l'ho letto perché mi adoravo quella professoressa, quindi ho detto boh dai, diamo una chance a questo libro. E l'ho trovato veramente bellissimo. In sostanza siamo davanti alla storia di Hitler, anzi a due storie. Ogni capitolo si alterna. E c'è la parte reale, cioè come Hitler ha effettivamente vissuto, come è arrivato al potere, che cosa ha fatto, eccetera, eccetera. Mentre dall'altra parte, quindi la parte dell'altro, abbiamo un Hitler che ha sviluppato la sua passione per la pittura. Quindi cosa sarebbe successo se lui avrebbe effettivamente potuto approfondire questa sua passione e chi sarebbe diventato, che cosa sarebbe successo? Se lui avrebbe potuto... Lo avesse potuto. Se lui avesse potuto, ho detto avrebbe? Sì, mi sono triggerato un po' male. Ho sottolineato tantissimo in questo libro, tra l'altro mi è piaciuto tanto, 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 tanto. E alla fine ho pianto perché la trovo veramente una lettura molto valida, molto bella e veramente io ve la straconsiglio. Cos'è un mostro? È un uomo che fa del male a ripetizione. Ha coscienza di fare del male? Il più delle volte no. Certe volte sì, ma la consapevolezza non lo cambia. Perché il mostro si assolve dicendosi che non ha mai voluto fare il male, che è solo un incidente di percorso. Il male imperversa sul pianeta, eppure nessuno aspira dichiaratamente al male. Nessuno è cattivo volontariamente, neanche il più grande spergiuro, neanche il peggiore degli assassini o il più sanguinario dei dittatori. Ognuno è convinto di agire bene. O comunque in funzione di ciò che lui chiama bene, e se poi quel bene si rivela non essere il bene degli altri, se provoca dolore, afflizione e rovina, è una conseguenza, non era voluto. Le peggiori canaglie hanno tutte le mani pulite. Tutti sbagliano, il genio come il cretino. Non è l'errore a essere pericoloso, è il fanatismo di chi crede di non sbagliare mai. E ecco, questa è la mia parte preferita per cui dovete leggere questo romanzo. L'errore che si fa con Hitler è di considerarlo un individuo eccezionale, un mostro fuori dalla norma, un bruto senza uguali. Invece è un essere normale. Normale come il male. Normale come te e me. Potrei essere io, potresti essere tu. Del resto chi può dire che domani io e te non lo saremo? C'è qualcuno capace di sentirsi definitivamente al riparo? Al riparo dai falsi ragionamenti, semplificazioni, preconcetti? Al riparo dall'infliggere il male in nome di ciò che si crede bene? Oggi gli uomini, per sgravarsi dalla colpa, hanno fatto diventare Hitler una caricatura. Il carico è inversamente proporzionale allo scarico. Più lui è diverso, meno noi gli assomigliamo. I discorsi della gente portano invariabilmente ad affermare che lui non è come me, è un pazzo, è un genio del male, è un perverso. Insomma, non ha niente a che fare con me. Ingenuità pericolosa. Angelicità sospetta. Hitler è contemporaneamente dentro e fuori di me. Fuori perché in un passato trascorso di cui non restano che ceneri e testimonianze. Dentro perché è un uomo, uno dei miei possibili e devo poterlo comprendere. Quindi ragazzi, cioè, dovete leggerlo, mi dispiace ma questo è la Bibbia. Questa è la Bibbia. È bellissimo, anzi forse lo devo anche rileggere. È veramente, veramente bello. Altro libro che mi ha fatto piangere è una lettura recente e sto parlando di Ogni mattina Yenin di Susan Abu Lawa, non so come cavolo si pronunci, questo qua è edito Feltrinelli, l'ho pagato 10 euro
ed è tradotto da Silvia Rota Sperti. È un bellissimo libro sulla tematica degli ebrei, di Israele in particolare, e di quello che ha fatto in Palestina, di quello che è stato distrutto per far nascere Israele. Veramente bellissimo, in realtà non ti fa odiare gli ebrei, non ti fa odiare nessuno questo libro, e secondo me questa è la grandissima forza che ha. Non lo so, lo trovo veramente incredibilmente forte e ve lo straconsiglio, soprattutto se non ne sapete niente di quello che è successo in Palestina. Altro libro che... bellissimo, la copertina, vi prego, ma vogliamo parlarne, quanto bella è questa copertina. È Tutta la luce che non vediamo, è un premio Pulitzer del 2015, scritto da Anthony Doerr, boh, è edito da Rizzoli, l'ha pagato 13 euro, e il traduttore di questo bellissimo e stupendo e meraviglioso libro è Isabella Zani. Anche questo è un libro che parla di guerra. Mi sono reso conto che mi piacciono molto i libri che parlano di guerra, cosa che non pensavo, però leggendoli mi sono accorta che mi piacciono un botto. Sono due storie che noi leggiamo in contemporanea, praticamente. Abbiamo la storia di un tedesco che è rimasto orfano e per la sua grande intelligenza sostanzialmente viene preso in una scuola tedesca durante il nazismo, quindi ovviamente c'era anche tutta una struttura nazista all'interno della scuola. Sì, non era proprio la scuola come la intendiamo oggi, ma era molto mirata a servire Hitler in particolare. D'altronde, come ti insegnavano dagli anni 30-40 che qua in Italia. Sì, esatto. A scuola diventare un balilla. E in questa scuola conosce una persona che secondo me è fondamentale. Tra l'altro io voglio anche tatuarmi una frase che c'è in questo libro, che è "non lo faccio", che può sembrare una frase stupidissima e insensata forse, ma se leggete questo libro credo che potrete capire l'importanza che ha. E dall'altra parte invece incontriamo una piccola ragazza cieca francese che sta cercando di scappare dall'invasione tedesca. E quindi abbiamo queste due fazioni e non lo so, è bellissimo, non so come altro descriverlo, veramente dovrei tipo studiare letteratura per imparare a descrivere i libri, ma ve lo straconsiglio, è molto dolce, loro alla fine vabbè si incontreranno, le storie si incontreranno, ma non va a finire esattamente come vorremmo che finisse. E c'è un bellissimo pensiero alla fine sulla guerra, su come il passato incide su di noi e come le cose cambiano, come cose che a noi hanno fatto soffrire tantissimo, hanno segnato tantissimo, magari per le generazioni future non sono effettivamente niente, e quanto effettivamente il tempo muti le cose. Ah, tra l'altro una caratteristica che tu dovevi avere per entrare nella scuola era quella di avere i capelli biondi, e c'erano vari tipi di capelli biondi che loro vedevano, cioè confrontavano con quello che avevano, e più i tuoi capelli erano chiari più eri tipo il preferito della scuola. Anche questa è una cosa veramente assurda e pazzesca, nel senso che questa persona che abitava in orfanotrofio, questo ragazzo orbitava in orfanotrofio, se non avesse avuto i capelli biondi, della sua intelligenza non ne fregava niente a nessuno, cioè è qualcosa di atroce. Altro libro, altra corsa, parliamo di Parlarne tra amici di Sally Rooney. Questa copertina fa cagare per me. A me piace un sacco. È edito da Einaudi al prezzo di 12 euro ed è tradotto da Maurizia Balmelli. È bellissimo. Che strano, vero? Non avrei mai detto che avrei pensato questa cosa. Ah, tra l'altro Paolo Giordano ha commentato questo libro. In effetti un po' come stile ci assomiglia, un pochino. È una bellissima storia di questa ragazza che... non saprei come descriverla. È vuota all'interno di sé e non ha la minima idea di come comportarsi nella vita, non sa come far funzionare le relazioni, non sa raccontarsi, non sa parlare dei suoi problemi, si chiude spesso in se stessa e questo peggiora moltissimo le sue relazioni e la fanno stare molto male.
quello che mi ha colpito molto di questo romanzo, ma in generale dei romanzi di Sally Rooney, perché io ho letto anche l'altro, che tra l'altro anche l'altro mi ha fatto piangere tantissimo, molto più di questo. Dovete leggerlo per capire. È un senso di vuoto che ti attanaglia e che non sai veramente come fare a contrastare, perché non riesci a sentire effettivamente niente, sei sempre su quella linea ferma, immobile, non hai né sbalzi in su né sbalzi troppo in giù, semplicemente sei bloccata. E secondo me Sally Rooney sa raccontare molto bene questa sensazione, che purtroppo io conosco fin troppo bene, ed è per questo che mi ha fatto piangere tanto, perché ho sentito lei come personaggio molto, molto mio, mi sono sentita io rappresentata in quella storia. Ultimo, ma non meno importante, so che questo è un libro che credo di averlo citato in tutti i video, ogni volta dico no, non posso citarlo anche in questo, ma in questo dovevo farlo, ed è Venuto al mondo della Mazzantini. Questo è edito Mondadori, uno dei pochi libri che la Mondadori ha fatto uscire decenti, perché si sta veramente buttando nel peggio del peggio ultimamente. L'ho pagato solo 15 euro, pensavo di più, e nessuno l'ha tradotto perché la Mazzantini è italiana. L'ho iniziato l'11 maggio del 2018, perché ogni tanto scrivo quando inizio i libri per vedere quanto ci metto a leggerli, e l'ho finito tantissimo tempo dopo, il 28 luglio 2018. E poi ho scritto questa cosa alla fine. Allora, ho fatto gli scarabocchi di blu, tipo arrabbiatissimo col pennarello mentre piangevo disperata, e poi ho scritto: ho provato a finire questo libro senza violenza, ma non ce l'ho fatta. Ha fatto male. Io, in fondo, ho lasciato solo del blu. Anche qua parliamo di guerra. Non è il tema centrale, c'è questa storia d'amore. Questi due ragazzi si incontrano a Sarajevo e poi scoppia la guerra. E ci sono tutte queste vicende, loro poi riescono a tornare a Roma, vivono lì per un po', dopo però tornano a Sarajevo, insomma è un po' travagliato quello che succede su questo libro. Io personalmente non c'ero minimamente arrivata al finale, cioè non me l'aspettavo minimamente, non so, di solito capisco sempre i finali dei libri, più o meno. Oppure dico, vabbè, se non finisce bene, finisce che succede questa roba, e succede quasi sempre così. Invece io qua non sapevo minimamente che cosa aspettarmi. Cioè, ogni pagina ero là, ah sì, ah davvero? Oh mio Dio, mi è successo questo veramente? Ed è per questo che ho trovato questo libro veramente meraviglioso. Da quello che capisci della vita è che fa schifo dai libri della Mazzantini, però è stupendo. È stupendo, e in qualche modo dalla bruttezza della vita nasce comunque un piccolo germoglio di gioia, in qualche modo, diciamo così. Poi anche questa copertina è bellissima, ma provi questa copertina? Sì, questa sì te la provo. È bella anche questa, esatto. Tra l'altro si parla anche di Dubrovnik, e mi ricordo sempre di Serena, perché lei era andata lì in crociera, mi pare, e era rimasta estasiata da questa piccola cittadina. E ogni volta penso a lei, quindi Serena, se stai guardando questo video, batti un colpo. Ciao, ti mando un bacino. Mi rinfilai nella mia vita come in un sacco. E con questa citazione concludo questo video. E vi mando un grosso bacio, ci vediamo al prossimo video e basta.